Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Ebbene sì, la battaglia di Winterfell è stata combattuta e in maniera spettacolare. Beh, sarà spettacolare anche la quantità di spoiler che vi sparerò addosso durante questo video. Come una catapulta! Quindi, se non avete ancora visto il terzo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones, fuggite! Sciocchi! Ma fuggite anche se non avete ancora visto Avengers Endgame! Perché mi sono venuti in mente tutti dei parallelismi interessanti tra questa puntata del Trono di Fave e il successone della Marvel. Parallelismi che richiedono spoiler a caduta libera. Quindi, se decidete di non fuggire e rimanere coraggiosamente incollati allo schermo, poi non lamentatevi. Uomo avvisato, per citare Paolo Bitta. Vi do ancora la sigla come tempo utile per decidere il da farsi. E nel frattempo, perché non utilizzate qualche istante per mettere mi piace alla mia pagina Facebook, il follow al mio profilo Instagram e iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd, attivando anche la campanella delle notifiche su in alto, che resta sempre una cosa importantissima. Bene, ci siamo, ecco la sigla! La sigla, ho definito la battaglia di Winterfell spettacolare. E lo è, senza dubbio, ma tanto quanto ci aspettavamo. Vediamo cosa ne pensa Bran. Devo andare adesso. Occhi bianchi. Consideriamo però qualche fattore, come l'attesa. Quanto l'abbiamo aspettata questa battaglia? Sapevamo che sarebbe arrivata prima o poi, ineluttabile come Thanos. Ci eravamo fatti mille viaggioni mentali, mille ipotesi, sempre spronati e sollecitati da elementi dietro Game of Thrones. Ricordate il settimo episodio della settima stagione in cui Jon Snow va a King's Landing per avvertire Cersei che... Sta arrivando una minaccia per tutti noi, un tipo di minaccia con la quale non si può negoziare, un esercito che non lascia cadaveri sul campo di battaglia. I White Walkers, aiuto! Lo scopo della loro stessa creazione è quello di poter disporre dell'esistenza del genere umano a loro piacimento. E possono arruolare i morti tra le loro fila, e sono scaltri, hanno un drago, e hanno valicato la barriera, e stanno scendendo verso Winterfell! Vogliono ucciderci tutti, perché... Perché sì, ok, vabbè, ma chi se ne frega se non hanno degli scopi fighi e super assennati. Non è che se uno ti pianta una spada nel cuore soffri meno o se il tizio lo fa con una motivazione ponderata e ragionevole. Re della notte, le tue motivazioni sono stupide. Non mi hai fatto niente, faccia di serpente. L'abbiamo visto tutti Infinity War, no? Dietro allo schiocco di dita di Thanos c'è un motivo giustissimo e validissimo, ma non è allora che tutti i polverosi si sono messi a canticchiare l'inno alla gioia mentre si dissolvevano nel vento. Na 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 psh, na na na. Ma non solo! Le menti dietro Game of Thrones non ci hanno preparato solo all'arrivo dei White Walkers, ma anche a salutare N amatissimi personaggi, caricandoci di mille aspettative e facendoci spendere preventivamente un mezzo patrimonio in fazzoletti di carta perché, oh, metti che muore il mio personaggio preferito, almeno non mi faccio trovare impreparata. Quindi ho visto l'episodio caricata a bomba, con un hype che la mia scimmia ha addirittura tirato giù due lampadari da quanto era incontenibile, aspettandomi di tutto e di più e... Tutto qui? Primi minuti molto suggestivi, con la carica dei Dothraki con le loro armi di fuoco e le fiammelle che si spegnevano velocemente come le loro vite. E poi è cominciato il casino. Sicuramente le battaglie medievali erano super caotiche e incasinate, ma per quanto la verosimiglianza sia importante, questo è il cinema, ragazzi, vorremmo riuscire a capirci qualcosa. Sì, certo, anch'io. Ok, la notte. D'altronde l'episodio si intitola The Long Night, non è che potevamo aspettarci il sole splendente su nel cielo. Ok, la tempesta di ghiaccio, necessaria per disorientare i draghi e compagnia volante. Ok, il marasma spettacolare della battaglia, ma io voglio viverla, accidenti, voglio essere lì con loro, non mi accontento di restare soltanto una spettatrice, cavoletti. Sapete qual è, secondo me, il più grande difetto di questo episodio? La quasi totale mancanza di coinvolgimento emotivo. Sono tutti in grande pericolo, ma è un pericolo generale, non c'è neppure un momento in cui temiamo che uno dei personaggi principali possa non farcela. Muoiono giusto il Lord Commander Ed, Theon Greyjoy, Beric benda sull'occhio, Melisandre, Jorah, la piccola Mormont, e poi sacrificabile 1, sacrificabile 2, fino a sacrificabile 41.352. Dov'è tutta l'emozione che ci avevano promesso? Dov'è tutta la tragedia? Dov'è il dolore? A parte quello di aver speso tutti quei soldi in fazzolettini di carta quando poi non me ne è servito neppure uno. E qui il parallelo con Endgame. Game of Thrones e l'universo cinematografico Marvel hanno un grande punto in comune: l'attenzione meticolosa sia nella caratterizzazione dei personaggi che nella creazione dei rapporti tra di loro. Quello che accade nei film e nella serie TV ci importa
realtà non tanto perché sono cose fighe e spettacolari, ma perché coinvolgono i personaggi che tanto amiamo o tanto odiamo o per i quali proviamo delle forti emozioni. Insomma, la battaglia finale di Endgame ha avuto successo proprio dove quella di Winterfell ha fallito, nell'utilizzo dei personaggi. Mentre l'esercito di Thanos se le dà di santa ragione con gli Avengers uniti, noi riusciamo sempre a seguire con lo sguardo i nostri personaggi del cuore. Seppur nella concitazione di una battaglia bellissima, tutti i personaggi mostrano dei tratti che ce li fanno riconoscere anche nel caos più totale. Non sono dei semplici mena fendenti a destra manca come in Game of Thrones. Vediamo Jaime sommerso dagli zombie e Brienne che lo salva. Brienne sommersa dagli zombie e Jaime che la salva. Grazie per avermi salvato, Jaime. No, grazie a te per avermi salvato, Brienne. Arya sommersa dagli zombie e il mastino che la salva. Sam sommerso dagli zombie e il Lord Commander che lo salva. Insomma, lo abbiamo capito che si salva una vicenda. Qualcosa di un pelo più elaborato e meno ripetitivo, no? Anche in Endgame c'è quel momento in cui i vari personaggi si passano il guanto dell'infinito per tenerlo lontano dalle mani di Thanos, che avrebbe potuto essere ugualmente ripetitivo. Ma non lo è, perché ognuno si muove nel suo modo particolare, tipo Black Panther. O fa una battuta tipica del suo personaggio come Spider-Man. Insomma, c'è dell'individualità in tutta l'azione. In Game of Thrones no, chiunque tira bottazza ai non morti, ma che in scena ci sia Jaime, Brienne, Tormund o addirittura Sam non cambia nulla. Nessuno dice o fa nulla che lo distingua dagli altri, che lo caratterizzi. Niente. Faccio solo un piccolo punto su Sam. Lui è l'unico che durante l'episodio seguiamo un po' emotivamente. Dall'inizio, in cui si sta per fare il cagotto addosso per la tensione, poi quando arriva in ritardo in prima linea perché forse il cagotto per la tensione è andato a farlo davvero, poi quando si fa salvare dal Lord Commander, fino a quando si fa prendere dalla modalità Berserker e infine piange su una pila di cadaveri. È brutto affrontare una battaglia del genere in piena sindrome premestruale, Sam? Non giudicatemi, sono una tempesta di ormoni! E poi, certo, viene riservata molta attenzione anche a Arya, ma... That's fan service, baby! Il bello e il brutto di Game of Thrones era che qualsiasi personaggio, amato o meno, poteva morire in qualsiasi momento anche nel modo meno nobile possibile. Ovviamente ce lo ricordiamo, Tywin Lannister ucciso dal figlio Tyrion con una balestra mentre era sul water. Ecco, nel terzo episodio dell'ottava stagione, a parte che ne sono spirati tipo un terzo di quelli che mi aspettavo spirassero, sono tutti morti o compiendo il loro destino, vedi Beric e Melisandre, o in maniera eroica, vedi Theon e la piccola Mormont, o entrambe, vedi Ser Jorah. Per non parlare di come è morto il re della notte. Non soddisfatto di essersi fissato tipo un'ora con Bran. Uno sguardo vale più di mille parole. Si è lasciato sorprendere da un'aria salterina che l'ha ucciso con un coltellino da formaggio datole qualche tempo prima dallo stesso Bran. Ancora non mi è chiarissima la dinamica dell'evento, tipo perché nessuno l'ha vista? Possibile che se il re della notte era riuscito a marchiare Bran mentre era in una delle sue visioni extracorporee, non sia riuscito a notare un'aria sicuramente molto corporea? Ok che è bassa, ma non scherziamo. E poi il balzo, lei da dove l'ha spiccato? E gli altri White Walkers fermi come dei baccalà? I mega nemici che mi pompi da mille stagioni, che sono terribili, inarrestabili, e poi me li fai fuori con un banale effetto domino? Quasi senza colpo ferire? Ma che davvero? Sai cosa ho detto al dio della morte? Ma bafangule! E poi quanto mi ha fatto storcere il naso il fatto che siano sopravvissuti tutti i personaggi che hanno una romance possibile o in corso. Dai, anche nel triangolo Jaime, Brienne, Tormund hanno salvato le penne a tutte e tre. Roba che neppure nelle peggio fanfiction. Tipo, quanto sarebbe stata epica una morte così? Yatta! Ah, l'ho ammazzato! Altro che sono ammazzato! Ma mi ha ferito! Muoro! Ok, sempre un personaggio che ci avrebbe lasciato compiendo il suo destino, ma badate bene, un personaggio principale. Quando hai per le mani un sacco di personaggi che stanno super a cuore agli spettatori, devi usarli nel modo giusto, facendone fuori anche qualcuno di grosso, se necessario, soprattutto in concomitanza con battaglie del genere. Perché io, spettatrice, non posso essere fisicamente nella storia a combattere e soffrire a fianco dei miei beniamini. Quindi, per portarmi lì, per farmi capire la loro sofferenza, la loro disperazione, tu, mi devi far provare un po' di quella sofferenza, un po' di quella disperazione che stanno provando i personaggi. E quale modo migliore di uccidermene uno che amo tantissimo? La Marvel ha avuto il coraggio di compiere questa giustissima scelta. E per farmi capire realmente la vera posta in gioco, quanto la battaglia finale di Endgame fosse determinante per le sorti della Terra, quanto dolore non solo fisico stavano provando i personaggi nel combatterla, boom, mi fa fuori Iron Man. E in un attimo sono stata risucchiata sul campo di battaglia accanto a Spider-Man.
piangere insieme a lui, cercando intanto di consolarlo con qualche timida pacca sulla spalla. Ecco quando un film è coinvolgente. Certo, uccidere il personaggio più carismatico è una mossa basic per acchiappare lo spettatore, ma è coraggiosa. E poi funziona, non prendiamoci in giro. Invece con Game of Thrones... Ti prego, Jamie, non morire, per piacere, anche tu, Tyrion, please. Sì, ho una spiccata predilezione per i Lannister e... non sono morti, neppure feriti gravemente. Tyrion ha anche avuto il tempo di flirtare con Sansa, giusto per farvi capire il livello di tensione zero che c'era nelle telefonatissime scene delle cripte. Diciamo che da stravaccata sul letto che ero all'inizio dell'episodio, ho continuato a restare stravaccata sul letto fino alla fine. Sul campo di battaglia non mi ci hanno portata neanche un momento e neppure ci hanno provato. Peccato. Per una battaglia costata così tanto non hanno fatto neppure un piccolo investimento emozionale. O forse è stato tutto bellissimo e perfetto e sono io che sto diventando come uno di quei fan duri e puri di Star Wars. Uno di quelli che più amano qualcosa, più lo giudicano con intransigenza. Perché comunque le parole gentili di Bran a Theon sono state toccanti. Le battute di Tyrion divertenti. Il combattimento dei draghi nel cielo dragosamente dragoso e che ridere quella scena. Vai nelle cripte. Non abbandonerò il mio popolo. Prendi questo pugnale e vai. Non so nemmeno come usarlo. Infilzali con l'estremità appuntita, sorella scema. Ma sì, in fondo sta terza puntata è stata abbastanza figa, va? Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto ai White Walkers che ormai sono morti e non possono più venire qui a testimoniare il contrario, dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento, iscrivervi al canale di Cosmopolin ed attivare anche la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima. Anche se abbiamo vinto la battaglia di Winterfell, le campanelle delle notifiche continuano a suonare.